conosce, mi chiamo Claudio Cavallotti e la mia dicitura è il cuoco della storia. Collaboro con diversi enti e soprattutto da tanti anni mi applico allo studio della storia della gastronomia e della cucina, no? Faccio cucina storica e ricostruisco le cucine antiche, le ricostruisco filologicamente, traducendomi personalmente o leggendo i testi antichi, e non mi concedo faccio un po' come il restauro, dove non c'è le parti mancanti, metto il tratteggio e non invento. Non mi concedo, quindi quello che voi mangerete stasera è quello che si mangiava in epoca romana, un po' in epoca repubblicana, un piatto, il primo piatto che voi mangerete, e che diciamo tra virgolette è un antipasto, anche perché non era così differenziato il cibo, ma per comodità cominciamo a... diciamo in una sequenza diciamo tra virgolette moderna, è l'unica cosa che ci concediamo, per cui cominceremo con questo antipasto. Sarò un po' stringato perché poi devo andare di sotto, quindi devo un pochettino, però avremo modo di chiarire. Quello che voi mangerete come antipasto è quello che i romani mangiavano in prandium, a mezzogiorno. Cioè loro facevano uno spuntino veloce, in genere dicevano in cui non ci si doveva sporcare le dita. In questo caso un po' ve le sporcherete se mangiate con le mani come facevano voi. Ma era diciamo così, è un primo assaggio, e assaggerete il pane, un pane che era un pane rituale, uno dei pani più sacri, era il pane sacro a Cerere, perché dentro era profumato con dei grani particolari che dopo vi illustrerò. Vi serviremo il vino, che adesso vi verrà servito, ed è un vino particolare, è un vino alle rose. I romani, come si diceva fin dal tempo di Omero, il vino doveva sempre essere dolce come il miele, non stucchevole, abboccato. E quindi voi lo sentirete gradevole e riuscirete a senz'altro a dovrete adattarvi, perché non vogliamo altro. Perché se è filologicamente preciso, per voi è chiaro, senz'altro. E quindi bisogna... ma penso che chi l'ha già assaggiato, penso che arriverete fino alla fine del vino, perché è veramente un po' paradisiaco. Era il vino che beveva Tiberio, che beveva Caligola, ed era una bevanda particolare. Adesso vi serviamo le cose e io scappo di sotto, perché io sono cuoco itinerante come era mia bisnonna, no? Iscritto con catering alla Camera di Commercio, perché mi hanno detto che alla Camera, cioè che in italiano si dice catering. In questo caso però, per capirci meglio, sono cuochi itineranti, in questo caso proprio trasmigrante, perché devo un pochettino bilanciarmi, e oltretutto, essendo anche cuoco, devo anche, pur avendo qui dei collaboratori veramente di pregio, però come non mi capita spesso, però un pochettino devo vigilare. Questo è il pane sacro di cui puoi farlo. Non usuale, c'è una modalità di farle che è un po' particolare. Per cui vediamo. Grazie. Come diceva Apicio, il problema è un fatto di armonia. Bisogna prendere, come dicevano i latini, tanti profumi come fa la natura, metterli insieme, crearne uno nuovo che nasconda quelli originali. Qui voi non sentite i profumi di terra, ma sentite un'amalgama che fa sì che i profumi si leghino. Questo grande criterio che avevano i grandi gastronomi latini è proprio quello che regola, diciamo, il fatto dell'armonia. Come avrete sentito anche nel vino, il fatto della rosa non è sgraziato, ma si lega effettivamente e dà questo profumo, questo sapore, diciamo, armonioso e delicato. Adesso bisogna anche scappare.
fa tutti la minestra, tra virgolette, e questa è una delle sorprese. Certi pregiudizi sono difficili a morire, in tutti, anche molti studiosi. Marco Polo portò la pasta dalla Cina. Quindi i romani o se la facevano venire dalla Cina o ce l'avevano. È molto più probabile che ce l'avessero. E difatti avevano la pasta. Cioè loro in alcune preparazioni mettevano dentro la pasta, che non era tagliata in diversi modi, ma la sbriciolavano. Quindi veniva messa dentro, diceva, per addensare una, diciamo, un piatto, perché loro avevano la concezione di minestra, anche perché minestra deriva da somministrare, quindi è successivo a questo aspetto. Ed era in questo caso chi di voi ha orecchiato, o chi anche conosce, perché c'è anche persone che le conoscono per bene in questo caso, il problema del garum, quella salsa particolare romana che era putrida, che ricorda, la state mangiando. Avete un altro ingrediente, il laser. Che i romani, che i greci chiamavano Silfion, e che nessuno si è preso la briga di andare a leggere i testi originali, che veniva importato dalla Libia, però siccome i romani desertificarono la Libia si era perduto, virgola, adesso lo prendiamo dal paese dei parti. Molti non hanno letto dopo la virgola, quindi adesso è perso. Alcuni, c'è una studiosa svizzera che ha detto: usate la salsa di soia che è circa uguale. Non l'ha mai sentita, non so che cosa. Questo, anche questa pianta la state mangiando, questa resina la state mangiando, e viene dal paese dei parti, cioè dalla parte dell'Iran e del Pakistan. E sarebbe, scusi? Laser. Laser, è ancora conosciuto come laser? No, non è conosciuto perché nessuno in Italia lo usa, ce l'ha. E molti dicono che sia estinto, io caso ne ho circa 2 kg. Quindi non è proprio estinto. È una resina che viene uccisa queste piante, si coagula e ha questa. E produce questo aroma. Che, però voi sentite, ecco, vi dico un'altra cosa, dentro, quando normalmente si dice il miele con il pesce, con le cose, quindi avete mangiato il garum, dentro c'è anche il miele e c'è tutta una serie di altre cose, ma il problema è quello che dicevo prima, l'armonia dei sapori, non devono prevalere ma devono essere armonici, quando sono così danno questa piacevolezza senza essere prodotta. Devono, come dicevo prima, scomparire e creare un altro gruppo. In genere la carne che c'è dentro è molto, è maiale e pollo. Ce n'è del fatto a polpettine e altro invece sul viso. E i romani in genere mangiavano fondamentalmente il pollo, la gallina numidica, non faraona, perché in realtà non viene dall'Egitto ma viene dalla Numidia, quindi un po' spostato rispetto alla faraona, è un termine grossolano successivo. E poi mangiavano i frutti di mare, in questo caso c'è il pollo e il maiale. Se non state zitti non vi arrivano le tagliatelle. Direi che devo scappare. Bravo, bravissimo. Bravo! Uno, sì, allergico ai funghi, so già. Chiamo Claudio, i funghi in teoria come tradizione mi porterebbero sfortuna, soprattutto i porcini. Chiedevo se qualcuno di voi è vegetariano, 3 li conosco già. Li ammazziamo subito. 4, 5. Va bene, allora segnalatelo, quindi qui ce ne sono 5. No, però guardi, fai finta che non sono. Lei mangia tutto? Sì, sì, sì. Va bene. Allora 4. Per amore di conoscenza. Ecco, bello. Fare un po' più scientifico.
per i romani era il pepe, quindi è il pepe che dà questo profumo di carne, perché loro il peperoncino lo conoscevano, facevano il pepe e anche un po' lo zenzero. In questo caso oggi lo zenzero non c'è, non lo usavano molto, ma è il pepe quello che dà il piccante, è il pepe. Loro lo mettevano l'erario, cioè il tesoro romano, quando i Galli fecero il sacco di Roma, che lo depredarono, trovarono tonnellate di pepe, di pepi, perché erano, loro avevano dei pepi di diversi tipi, no? Ed era praticamente considerato un bene aureo, un bene in cui investire. Per cui le ricchezze del Senato, dello Stato romano, erano fatte in pepe. Quello che voi state mangiando appunto è questo lombo di maiale, costino di porco, lo chiamavo meglio io. Naturalmente non vi ricordo che dentro c'è il garum, c'è il laser, quella che prima vi dicevo, la pianta estinta. Perché mi ha chiesto per estinto, ha guardato su internet. No, lui l'ha guardato. Ormai è sicuro, è estinta. Questa è il laser. Non ve la faccio sentire perché se lo annunciate con il fuoco. Annunciare è brutto, non è giusto. Quindi dovete annunciarlo lì anche perché scompare. E dentro ci sono allora gli stessi ingredienti più o meno che vi dicevo prima. C'è una menta particolare che viene dall'estero perché la nostra sa di gomma da masticare. E soprattutto non è quella che normalmente viene venduta dai fiorai, che è la menta fiperita, che quella va bene per fare il dentifricio, i cocktail, le cose. L'altra è la menta verde, una menta diversa, che è una menta alimentare, è una menta diversa che è una menta alimentare, non ha questo mentolo esagerato per cui si lega, e voi l'avete mangiata anche nella minestra, l'avete mangiata legata ai piselli. In genere, molto spesso, adesso ogni tanto se vi ripeto le cose avvisatemi, perché facendo delle parti con le volte chiedo scusa, avrebbe una domanda però è timido, non ha chi è? Non ho capito che menta ha detto viridis, verde. E vi dico, in genere è inutile che vi dica un nome di fantasia o locale. Quando si incrociano queste cose bisogna dire il nome scientifico, allora si può localizzare, altrimenti se no è come la cicoria selvatica, che ognuno la chiama in maniera diversa a seconda dei paesi, perché ad esempio il radicchio selvatico da noi si chiamano stricapugna a Bologna, no? Che vuol dire stringi pugno, perché si chiamano, a Parma li chiamano sprelle, è la stessa cosa, quindi dopo si trova una miriade di cose che non si identifica. E quindi il bisogna riferirsi a questi elementi. Anche in questo caso la commistione tra miele, pesce, c'è. Tra l'altro una delle altre cose che mi ero dimenticato, nella minestra avete anche mangiato, pensate, la mela cotogna, un preparato, un derivato che deriva dalla mela cotogna, insomma non la detta, perché è quella sintesi di sapori che legano tutte i sapori, diciamo, necessari per fare questo connubio di cose. Grazie. Tu parli mai? E lui parla romano ma è di Rimini. E gli ho detto di diventare, che ora ci siete anche un po' fatale. Già lo so, con la laser terapia che sto facendo. Ricordiamo, l'antipasto era del secondo secolo, del secondo secolo avanti Cristo, il resto invece del primo secolo dopo Cristo. Questo non è un piatto romano, non ha neanche un nome romano,
era un piatto della Magna Grecia. Ah, ancora più vecchio. Un piatto di origine greca. Però che ha ripercorso praticamente tutto il periodo, diciamo, ed è rimasto quasi. La differenziazione qual è? Quella che veniva dolcificato col miele. Per inciso, non è un budino, perché i budini moderni, cioè i budini che usiamo noi, o perlomeno fino a un certo punto, derivano da un altro, da un'altra, hanno un'altra, ha una diversa origine, che non vi dico, vi dirò se venite a un pranzo settecentesco, ottocentesco. Per cui tenetevelo in serbo. Quello che voi vedete, quella polverina che vedete sopra, è un pepe nero, è un altro pepe, un pepe che ha un profumo di vaniglia ed era quello che si legava ai dolci. Certe volte ho visto che alcuni mettevano il pepe nero, quello che avete mangiato anche prima, che va bene per i saluti, va bene per, ma non va bene per i dolci, soprattutto anche per i romani. Quindi usarlo sarebbe come usare una bestialità, non so, come dire, cioè un qualcosa che assolutamente non c'entra niente, perché ha un sapore che si lega ai sapori salati, non erano imbecilli. Quindi questo invece è un sapore totalmente diverso e quindi si lega effettivamente di più ai sapori diciamo dolci. Se avete domande prima, mi sembra molto che alcuni non potete andare, però c'è anche 4. A voi non faccio firmare il decato, ce n'è uno di uno. Ehi, a me ce l'hai di Dio. No, a te non so mica che faccio venire. Madonna, ormai sono diventato un... Sei un disturbatore. Dai, che sono un certo modo. Ci vuole un patacca, ogni tanto. Disturbatore di forza. Quanti anni sono che fa questo tipo di ricerca? Cioè, quindi è solo da bambino? Sono cresciuto dentro le strade, ero l'unico che poteva entrare. Legato il peperone, cioè il vino, io potevo entrare. L'unica cosa che mi diceva sempre, quando esci non ti ricordi niente. Io quando esco dalla cucina parlo, ma quello che è tra le righe difficilmente si riesce a capire. Quando mi dico ma io vorrei fare, posso lasciarvi per i miei? Sì.